Quando le idee di Lutero cominciarono a diffondersi, la Chiesa fu letteralmente spiazzata. In un primo tempo Papa Leone X impose a Lutero di ritirare tutte le sue accuse, altrimenti lo avrebbe scomunicato. Ma in realtà la questione si protrasse per anni. Morì il Papa Leone, morì il suo successore. Adriano VI e venne eletto Papa Clemente VII. Chi era l'imperatore nel frattempo? Carlo V che, eh, schierandosi dalla parte del Papa, accettò la sua richiesta di esprimere un giudizio negativo contro Lutero. Infatti, Carlo V condannò eh, il monaco tedesco. Intanto perché era convinto, convintissimo che stesse sbagliando tutto, ma anche perché l'imperatore aveva promesso di sostenere sempre e comunque il Papa. In realtà ci voleva del coraggio per condannare Lutero, perché la maggior parte dei sudditi tedeschi era proprio dalla parte del monaco. Lutero comunque non finì in prigione perché un principe tedesco finse un rapimento e lo nascose in un suo castello per sottrarlo alle guardie dell'imperatore che avevano avuto l'ordine di arrestarlo per poi condannarlo a Rogo. Quali erano le idee di Lutero? Il monaco. Era convinto che un cristiano potesse salvare la sua anima solo grazie alla fede e che i pellegrinaggi, le indulgenze, le opere di carità non fossero assolutamente necessarie. L'unica cosa che serviva era una grande fede. Ma come si faceva ad avere una grande fede? Meditando sulla parola di Dio, leggendo la Bibbia. Ma per leggere la Bibbia allora questa deve essere tradotta, perché la Bibbia in latino non poteva essere letta praticamente da nessuno. Durante la sua permanenza nel castello, Lutero mise ordine e precisò il suo pensiero, che chiamò riforma. Vediamo quali sono i punti principali. Intanto due soli sacramenti. E non più sette. Per Lutero erano fondamentali soltanto il battesimo e l'Eucaristia. In più non era necessaria una chiesa, non erano necessari i sacerdoti, perché in realtà ogni fedele era sacerdote. Al fedele bastava leggere la parola di Dio per entrare in comunicazione con Dio. Tutt'al più le comunità di fedeli potevano eleggere un pastore che avrebbe aiutato ehm, i fedeli nel loro cammino di fede. Lutero poi affermò che i dogmi non esistono. Cos'è un dogma? Un dogma è una verità assoluta, una verità, un'affermazione che non ha bisogno di essere provata o dimostrata. I dogmi di fede erano delle verità che poteva dire soltanto il Papa. E Lutero dice: non esistono, non è possibile. Lutero pensava anche che le chiese non dovessero essere eh, colme di arredi lussuosi, dipinti, statue, ori, ma dovessero essere essenziali, spoglie. E soprattutto che le comunità dei fedeli dovessero partecipare alle celebrazioni in modo attivo, ad esempio cantando degli inni sacri. Ogni comunità poi avrebbe dovuto dotarsi di scuole per insegnare a tutti i bambini e alle persone analfabete a leggere per poter poi leggere le sacre scritture. Quindi Abbiamo visto quali sono le idee di Lutero e come si sono diffuse. Ma quali conseguenze ebbero sulla gente comune? Allora, intanto, a quell'epoca la maggior parte della gente comune era rappresentata dai contadini. E i contadini che non vivevano bene da nessuna parte, in Germania, vivevano ancora peggio. Perché i feudatari tedeschi avevano addirittura introdotto nuovamente la servitù della gleba. Questa classe sociale, disperata, povera, oppressa, era già pronta alla ribellione e la forza per farlo gliela diede proprio eh, l'idea di Lutero di poter tornare alla vita semplice e e giusta del Vangelo. Infatti, nel 1524 esplose la rivolta dei contadini contro i principi feudatari, i quali si spaventarono moltissimo e anche quelli che avevano sostenuto il monaco lo accusarono di essere lui la causa di quella ribellione. Lutero, in una posizione difficilissima, diede ragione ai principi. E sostenne che era giusto fermare la rivolta. Infatti i principi non se lo fecero dire due volte, e l'anno dopo, nel 1525, soffocarono nel sangue la sommossa e uccisero più di centomila contadini. Ormai non era più possibile fermare le idee luterane. Alcuni principi e alcune città tedesche protestarono contro il divieto di Carlo V di diffondere la riforma negli stati dell'impero, da qui il nome di protestanti a coloro che seguivano le idee di Lutero. La situazione degenerò in una vera e propria guerra civile, quindi da una parte eh, i protestanti e dall'altra parte i cattolici sostenuti da Carlo V. Ma erano così religiosi i principi tedeschi? Così religiosi da arrivare a scatenare una guerra? Tieni presente che c'era anche un'altra questione. Decidere di non essere più cattolico e di non obbedire più al Papa di Roma beh, significava anche smettere di pagare le decime cioè le tasse alla chiesa e soprattutto impossessarsi delle terre ecclesiastiche che erano molte e molto ricche. La guerra finirà nel 1555 con la vittoria dei protestanti. I principi si spartiscono i beni della chiesa e poi stabiliscono un principio cuius regio eius religio, cioè in sostanza di colui di cui è il territorio, beh, sua sarà anche la religione, cioè tutti gli abitanti di un feudo devono seguire la religione del suo, del loro principe. Alla morte di Lutero molti erano gli stati che erano diventati protestanti. In questa cartina sono colorati con il viola, mentre in giallo vengono riprodotti gli stati cattolici. L'Inghilterra è colorata in un modo diverso perché in quel paese la riforma religiosa prese una strada Decisamente diversa.